Oh, happy day. Buon Natale, Jaylen. Buon Natale. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. Allora, Natale, festa della cristianità, noi andiamo in giro con Jaylen a festeggiarla un po' dappertutto. Oggi dove siamo venuti? Siamo venuti a Ghisalba. Dov'è Ghisalba? Bassa Bergamasca, la parte più verso Cremona. Perché siamo venuti qua? Si spiega subito, no? Basta vedere l'albero, no? Abbiamo già capito. Qui è un covo di Juventinazzo, un oratorio di Juventinazzo, con il curato Don Luca Martinelli, Don Luca Martinelli, che è Juventinazzo di lunga data, no? Già da metà 94. Da quei quanti anni hai? 31, quindi sei da quanti ricordiamo. Da quando mi si deve andare in calcio. Ecco, allora Don Luca, qua l'educazione che diamo ai bambini è la religione. Porta a posto. Cioè, facciamo credere in Dio, perché questa è la cosa importante, in Gesù, Gesù bambino, Gesù grande, cioè, la Madonna, San Giuseppe, ma anche nella... Si tenta di far diventare i bambini. La fede, e chi non vuole è un problema. È un problema. Non c'è ancora, non c'è, adesso devono mettere. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor. Tra un po' arriva, quasi ora, quasi ora. Senti, voleva venire qua anche il Numa, no? Il Numa è una persona molto devota. Il problema è che il Numa, l'ultima volta che l'abbiamo portato in un santuario, diciamo, a Padova, nella Basilica del Sacro, che è quasi che è un santuario, no? L'abbiamo andato lì a pregare, lui è andato a Sant'Antonio e è andato a dirgli, a chiedergli la salute per i giocatori della Juve. Infatti poi c'è stata una pandemia, cioè si sono infortunati. Cioè, come possiamo dire? Cosa avrà detto qualcosa di sbagliato a Sant'Antonio? Lo pensi? Sì. Numa prega meglio. Numa prega meglio, cioè, prega Numa, diglielo lì, Numa prega meglio. Numa prega meglio, e poi mi raccomando quando vai lì, ma ti ascolta, mi sa, quando ti chiedi queste cose. Devi pregare ovviamente. Tu preghi per la Juve. Anche. Pregherai per vincere anche questo scudetto. Stai già pregando. Speriamo. Non hai pregato però per il sorteggio, perché è andata malissimo. Va bene che. Va bene quello. Dobbiamo essere fiduciosi, curiosi, ottimisti. Credere! Sì. Dobbiamo credere, bisogna credere fino alla fine. A Ghisalba c'è anche Franco che non tifa Juventus, tifa? Atalanta. Perché non tifi Juve? Però mi dice Don Luca che tu sei uno che prevede, sei lo Stefanovo praticamente di Ghisalba. Allora, Juve Bayern, chi vince? Bayern Monaco? Sì. Sicuro? Sì. Vince il Bayern Monaco? Sì, sicuro. Grazie Franco, siamo a posto. Grazie. Ho scoperto che quando vai a J-Stand, tu vai a J-Stand, quando va, quando Don Luca Martinelli va a vedere la Juve, la Juve non perde mai, per favore, faccio un regalo di Natale, Don Luca. Vai a vedere Juve Bayern Monaco, ti prego, hai impegni nella agenda, quindi dove c'è l'agenda di me. Abbiamo impegni. In teoria no. Puoi vedere se abbiamo impegni in 23, forse qui sono solo. Vedi un po' se c'è impegni in 23. Vediamo un po', 23 di febbraio. Adesso controlliamo. 23, vediamo a gennaio. Ecco, sentire questa settimana? Polonia. Puoi andare in Polonia? Con la redazione, basta. È la redazione. E quindi il bollettino. Quindi puoi andare? Potrei. Dai, vai, mi raccomando, vai, perché noi, se ci sei tu, è una garanzia. Se trovo il biglietto, è una grande garanzia. Una grande garanzia. E adesso, aspetta i bambini, andiamo a vedere i bambini, li catechizziamo, adesso andiamo con Don Luca, di un ventinazzo vero, li catechizziamo. Ok.
sentiamo se gli insegnamenti di Don Luca hanno avuto efficacia. Qual è la squadra più buona? La Juve! Come l'Inter? Carino! E Sandré mille panchine! Carino! Bravi ragazzi! Ragazzo! Allora, qua abbiamo un ragazzo che si chiama Nico, aspetta un ragazzo che ha comprato anche i miei libri, un ventinazzo vero, potete vedere che a chissà tutti i ventini hanno la torre di un cagnolo. Lui ha un cuore nuovo, è stato, ha subito un trapianto di cuore bianco-nero, bianco-nero, che tu l'hai chiesto, bianco-nero, com'è che stai? Bellissimo. Perché? Perché sei Juventinazzo, i Juventinazzi quando gli trapiantano il cuore diventano ancora più forti, grande Nicola. Adesso ci facciamo il benvenuto natalizio con tutti i ragazzi, con Don Luca. Non abbiamo il Don Perignon, abbiamo però una bottiglia di Don Luca Gnon in onore di Luca, è anche sponsorizzata dall'impresa installazioni elettriche civili industriali Ferranti. A lei anche un po' di pubblicità. Allegria! Prendiamo! Buon Natale! E che siamo il 2016, fortunato! Il 2016 della rivolta!